Andiamo invece a Padova per andare a vedere dei nuovi modelli di auto, cerchiamo di capire come la scienza viene messa a disposizione di un settore così particolare. Vediamo. Presentata oggi presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica di Padova, l'auto più antica del mondo, frutto del progetto del pioniere dell'automobilismo italiano Enrico Bernardi. Assieme alla vettura è stata mostrata anche la nuova monoposto MG0106, progettata dagli studenti e dai docenti del Dipartimento, uguale alla storica compagna nei meccanismi di base, più sofisticata in quelli ausiliari. Meccanica, quali sono le caratteristiche, ecco, di queste due realtà? Prima auto del mondo, forse, d'Italia certamente, è questa. È stata costruita dal fondatore del nostro dipartimento, Enrico Bernardi, ed è dotata di molte apparecchiature originali, molto particolari. Posso dire che è una macchina con un motore monocilindrico ad asse orizzontale che funziona a benzina, con un sistema di accensione molto particolare, con reticella di platino che diventa incandescente e con tre marce più retromarcia, lubrificate a goccia per caduta. Con un sistema anche diciamo di guida che è dotato di un insieme di leve che sostituiscono il differenziale. Quindi la macchina è in grado di percorrere le curve senza problemi, come avrete visto prima dalla dimostrazione pratica. Noi l'abbiamo restaurata, sono stati i tecnici del nostro dipartimento a restaurarla nei mesi scorsi in occasione di questo convegno. Visto che qui sono arrivate persone da tutti i paesi del mondo, volevamo farla vedere in movimento. Quella degli studenti ovviamente è una cosa completamente diversa, è stata costruita lo scorso anno per una competizione europea tra università, quindi solo studenti possono partecipare, solo loro possono partecipare alla costruzione del veicolo, alla messa a punto e poi alla competizione che consiste in vari tipi di prove. Beh, diciamo che il concetto di funzionamento è lo stesso, nel senso che si tratta sempre di un motore cilindrico che col suo sistema pistone, cilindro, biella, manovella, fa andare avanti il veicolo. Questo detto in parole povere. Naturalmente tutti i sistemi ausiliari, sono completamente diversi, quelli di allora da quelli di adesso.